i piedi che sperponano nel tappeto. Che brutta cosa cominciare così un episodio. Anche le texture non si erano caricate. Ma allora già finisco già se comincia già così. Vabbè, ciao a tutti e ben ritrovati in Dark Souls 3. Ci eravamo fermati dove abbiamo battuto Sullivan il pontefice. Il gran sacerdote mi fa schifo come nome. E, giusto. Ferma qui, ferma qui. Ferma qui. Ti spiezzo. Oh, come ho fatto a mancare la prima? Tac. Cos'è? Titanite scintillante scintillante. Oh, perfetto. Quello giusto per potenziare questa. Non chiedo di meglio. Adesso qui potete già intuire cosa c'è lì. Esatto, è quello che state pensando, solo che adesso c'è sopra la neve. O forfora, dipende chi ci viveva qui. Ho seri dubbi. Oppure addirittura cenere. Ma qualche serio dubbio sul fatto che sia cenere. No, perché in un DLC di Dark Souls 2. E sapete cos'è la torre nebbiosa? Se sapete cos'è la torre nebbiosa. Non ho paura. Non ho le cuffie, quindi ho il volume al minimo per. Sì, vabbè, vieni qua. Eccoli qua! Canaglia, chi è che mi spara a palle da fuoco? E i diaconi del cavolo. Se vuoi ci di Aldrich, di sta pippa. Vieni qua! Vieni qua! Avanti! Qui, tu, chiunque sei tu sia. Ah no, sti maledetti sono in due, gancheroni. Wow. Tac, peccato che tu non abbia un. Perfetto. R1, R1, R2, la combo vincente. Due. No, dovevo farlo perché non ho fiducia nelle mie invenzioni. Ah, già morto sei. Questi qua provengono da Drang, molto. Sì. Provengono da Drang. Uno perché hanno i martelli di Drang. Due perché hanno il vestito di Drang. Questo qui. Vieni qui! Oh cavolo! Mai chiamarli. Fortuna che questi pini qua sono ignifughi, quindi. Wow! Bello! Tac, tac. E. Ah, ha resistito alla mia combo. Però sti qua che si sparano. E vabbè, però c'hai la reattività. C'hai la reattività di un pensionato. Non morire. Mai chiamare la morte, io l'ho fatto. Sono arrivato così lontano, wow, senza incappare nei giganti. Ora, bel lavoro, inciampa però quelli lì. Posso dire di essermi fatto ammazzare perché in questa zona è pericolosissimo stare in brace. Sapete quanti invasori? Sapete quanti invasori? Un po'. Ah, già è morto, morta a trattino. Lance doppie di tra. Lance doppie è veramente una novità. Mai saputo di lance doppie. Andiamo qui. E qui c'è Anorlon. Cazzo, spoilerato, pensavo non lo sapeste. Vabbè, qua ci sono altri diaconi. Quanta familiarità. Ah, quelli più piccoli muoiono subito. Tac. Crepaci. Credo che è stata veramente una mossa di bastardissima mettere di qua a spararmi, eh. Occola. Occola, mi raccomando, non eccola. Ma mi sa che è stata proprio una tattica, non so se è stata ideata più dal programmatore che piuttosto dalla logica del gioco. Perché i seguaci di Aldrich dovrebbero fare proprio di tutto per evitare che interrompano Aldrich mentre. Aldrich o Aldrich, io preferisco Aldrich perché Aldrich non mi ispira. Per evitare che interrompano Aldrich, madonna, non riesco a decidermi. Che interrompano Aldrich mentre sta divorando l'idea di Anor Londo. Quindi non so chi è stato a idearlo, se più la logica o i programmatori. Ma comunque è sempre una mossa cattivissima da fare. Qui c'era il morto che vedevamo da sopra, frammento grande, non mi serve, almeno non per adesso. Lì mi sono dimenticato anche le anime. E che cavolo qua, è ovvio che dopo le perdo tutte. Se mi dimentico anche di andare a prenderle, quante ne avevo almeno? 4.000. Beh, 4.000, ho ucciso 2x2, 4 gatti, non è che ho sterminato un esercito. Si farma bene qui. Però i diaconi danno tante anime.
No, non andrò qui. Da qualche altra parte, non dimmi che siamo ancora coperti. Oh, ma... Ah, no, è solo una mia impressione. Siamo zuppi di sangue. Zuppi. Zuppi. Ci facciamo il bagno ogni volta che usciamo dal falò. Non so perché. Cioè, bello l'effetto che mentre sguardi la gente ti viene un po' di sangue addosso. Però... Una spadata a due non posso lavarmi ogni volta. Sa tanto di macchio, però, da come l'ho detto, però, eh. Qualcuno? Qualcosa? Ah, già che ci siamo, leggiamoci allora sulle lance doppie. Martelli doppi, coppe di martelli. Fine. Coppe di lance dei cavalieri di Drang, discendenti di una terra nota per la leggenda del vincolo del fuoco, cioè Drang forse. Quando i cavalieri si sciolsero, molti divennero mercenari in terre straniere, dove le loro tecniche di combattimento senza scudo li rendevano guerrieri temibili. Forse quelli lì erano mercenari. Ah, si collega. I seguaci di Adri dovevano fare di tutto, quindi hanno addirittura assunto dei mercenari. Sì, mercenari di Drang. Però, interessante come cosa. Gemma semplice, lo schivo in persona. Per me, per i miei standard. O almeno, se usate questo spadone, di sicuro non usate la gemma semplice. Che quanto sembra aggiunge magia. Ma sbaglio? Ah sì, qua c'è anche... Oh, c'è anche la piattaforma che porta giù al boss. E qua sopra da dove tengo la... Che figata, che figata. Oh, davvero? Sapete che figo? Bellissimo. Ma dove dovevo andare seriamente? E mi sono perso nello sfondo, mi sono perso qualcosa... Oh, chi c'è lì? Vediamo un po'. Portiere o Mimic? Cosa mi dici? Imitazione più avanti. Sì, è decisamente un'imitazione. Basta guardare la catena. Ho stato io a imparare. Ah, perché io, da brava persona, mi sono messo a parare con gli spadoni. Mi rovesciata. Nope. Non si fa. Mimicativo. Wow. Sapete che è brutto se ti tirassero le linguate? Veramente è uno dei peggiori. Cioè, è uno dei peggiori mostri usciti da un film horror. Invece no, è uscito da Dark Souls. Lancia cerimoniale dorata. Anche qui voglio leggere un pochino. Lancia rituale, appannaggio dei cavalieri della Luna Oscura. Prima che Sullivan si dichiarasse il gran sacerdote. Può essere utilizzato anche come bastone. Le stregonerie. Sì, ok, avete capito. Appannaggio dei cavalieri della Luna Oscura. Appannaggio, non so cosa significa ben definito appannaggio, però. Vabbè. Penso che significhi che appartenesse ai cavalieri della Luna Oscura prima che Sullivan si dichiarasse il gran sacerdote, almeno quel che ne resta di Sullivan. Avete capito perché? No? 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 Avete capito. Qui c'è un'altra zona sotto tutto. E lì vedo già qualcuno di poco, molto poco affidabile. Ho anche saltato i giganti perché li ho dribblati tutti. Sì, ti ho visto. Non siete invisibili. Di certo non voi. Cioè, potreste esserlo, ma mi fate sgamare troppo in fretta. C'è qualcuno. Infatti, l'ho visto, l'ho visto. Però mi sono detto, vabbè, tanto è lei. No, gli angoli mi tradiscono. Sono finiti, sono finiti. Anello di pietra oscura. E intanto beviamo. Sempre leggere gli anelli, sempre. Le pietre sono il simbolo di un vero cavaliere. Quelle viola scuro vengono date in dono ai cavalieri non morti. Aumenta la quantità di danni da oscurità subiti. Ai cavalieri non morti, quindi io dovrei tenerlo in pratica. Ma perché proprio i cavalieri non morti? Cioè, ok che oscurità, ma magari resistente alla maledizione più che altro. Sì. Ah no, ah no, 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 è solo uno texture. Me ne faccio fuori uno che... Oh, cadaveri. Cadavere. E che cavolo. Nessuno che ha voglia di fare nulla qua. Oh. Ma sbaglio, un paio di giganti c'erano qui? Sbaglio? Madò, quanto danno gli ho fatto? Gli ho tirato un cartone in testa. Gli ho fatto un botto di danno.
L'ho già ucciso, mio Dio. Siamo fortissimi, per fortuna che non mi è caduto addosso. Sono la versione rimpicciolita di quelli giganti. E si sveglia. Sì, ok, non è. Oh, Dio che non fa tutti sti danni. Mi dicono che c'erano anche nell'uno sti giganti o giganti simili. No, che io mi distraggo facilmente, ora si incavola. E ora si incavola per niente. Tanto forte sto spadone, si è sfruttato bene. Così troppi e siamo zuppi di sangue, ovviamente. Possiamo andare avanti. Bello l'effetto che fa sta mini, sta torrettina così piccola. Sembra più un'entrata per una cattedrale o roba più importante, invece è un una stanzetta. Una stanzetta. Ma Dio. Non si può, non si può. Qua giù. Scalissima! No, scala, scalissimo addirittura. Vi ho già detto che ho finito le braccia? Ok. Tenetelo a mente per quello che ci sarà qui. Uno. E due. Ora, ricordate, se siete religiosi, non fate. Se siete molto religiosi, non fate questa parte. Oh, tu! Tu, chiunque tu sia. Ah, che cavolo, non mi piace questo sguardo. Non fare la ca. Oh, l'ha fatta, l'ha fatta, l'ha fatta! Che velocità! Però un colpo in testa non te lo leva nessuno, no? Non devo andare troppo indietro se non se ne accorge l'altro. Wow. E se se ne accorge l'altro, ora sì che sono un super. Nope. Vedete? Vedete? Passa. Lui passa. O ti fa. Allora, o ti sciotta. Oh. Ma chi? No, ho sbagliato. Allora, o ti sciotta. Perché quella roba là ti sciotta. Oppure ti passa. Ti passa sopra. Perché è un treno. Sì, vai, 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 vai. Oh, che cazzo. Alla prima botta. Wow. Siamo fortissimi. Adesso abbiamo tutta l'arena per noi. Resti umani. Ok. No, ti prego. No, non posso morire. Così. Wow. Sento che ne fanno di salti sti qua, eh. Fai la carica. Qualcuno mi spieghi cos'è successo. Questa volta però cerchiamo di non farci shottare in modo impossibile, perché quello lì era proprio impossibile da schivare. Ma da prevedere da qualsiasi cosa. Posso provare a prendere le anime? Grazie. Grazie. Adesso. Oh, no, stavolta non mi prendi. Oh, odio quando fa così perché va lontano e. Oh, no, attacco elettrico. Chi te l'ha insegnato? Di sicuro no, Aldrich. Eh sì. Ma può darsi, eh. Può darsi. Potrebbe essere stato fuso con una parte di Aldrich. Perché, se ben sapete, Aldrich è un chierico della Via Bianca. Era un chierico della Via Bianca, quindi. Molto esperto in fatto di miracoli. Potrebbe essere. Quindi ha imparato di sua volta attacchi di miracoli. Sia fulmini. Sto facendo una lore mentre sto pregando tutto ciò che esiste che non muoio. Sì, ho capito. Siamo tornati e non so se essere felice o contento perché. Ah, è scomparso. E lì c'è qualcosa di fiammeggiante che prima non c'era. Sì, mi sono dimenticato qualcosa. Un po'. Gemma delle profondità non mi può interessare di meno perché tanto le profondità fanno schifo. Leggiamo, allora, anello della benevolenza, anello che simboleggia il favore e la protezione della dea Fina, dalla leggendaria bellezza fatale. Questo anello aumenta PV, energia e carico subito, subito, subito. Sarà permanentemente nei miei anelli. Punto. Qua c'è anche qualcosa di nascosto. Cosa sei? È un chierico di. Prega perso la sidia con un McDonald. McDonald suona molto inglese. Vuoi unirti al patto? Ok. Seguaci di Aldrich? Sì, seguaci di Aldrich. Hai ottenuto prova del patto? No, non mi interessa, grazie. Rinuncio e vado avanti. Ora, guati di mirra. Sistemiamo. Cavaliere senza nome, perché mi piacciono di più questi qua. Perché ne hanno uno in ferro e uno in cuoio. E quindi l'asimmetria mi va bene. Sì, ora torniamocene su.
Che se non sbaglio abbiamo una zona in sospeso, qualcosa di molto 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 incattivito. Se non sarà piacevole farla, almeno io spero che sia più facile di quanto pensi, ma farla con lo spadone è un po' suicida. O almeno come lo uso io, perché hanno tanto equilibrio quelli che andremo a combattere. Non vi dico chi sono, ma probabilmente lo saprete già. Quindi andiamo su, che qui, ma veramente fare una mini torre, posso anche dire una mini cappella, per fare una scala che va su e basta. Chi è l'architetto? Perché fare questa cazzata? Ok, che poi porta su. Wow. Che era un po' inutile nella scala qua, ma ha i suoi perché. I suoi perché fa risaltare questa inutilità come qualcosa di tremendamente bello. Mi ricordo. Ricordate tutti questi ponticelli dall'addetti alla sicurezza si sono suicidati. No, combattimenti sicuri, mi raccomando. No! Un mordi e fuggi! Ops! No, ti pre... Se mi beccava... E cavolo! E spostati! Ma hanno Orlando di che... Che è successo? È caduto, ma io non ci sto a capire più. È bello che mi ha colpito dietro. Io sono rimbalzato all'indietro e sono caduto. Ok, sto cercando di riprendermi da quello che è successo, perché è stata una roba. È stato un casino misto a qualcosa di estremamente divertente, non lo so. E io allora sono morto, sono rimbalzato all'indietro quando mi ha colpito le spalle. Poi quell'altro è caduto. Ma che succede? Mi ha notato. Adesso io lo aspetto qui. Aspetto qui. Fail. Stavo per dire, dai, adesso gli faccio un critico che ti spacco la bocca. No, non buttarmi giù. Parlavo con quello, che mi sta puntando. No, non mi... Ma no, cane che sei. Grazie, ponte. Grazie. No, lo sto incasinando, lo sto incasinando, lo sto incasinando. Ce n'è solo uno che mi punta, vero? Mannaggia te! Dai, dai! Troll. Come trollare? Ti prego, non cadere. No, caduto qualcosa. Aveva qualcosa, però ha detto, col cavolo che te lo lascio io adesso. E quindi se l'è portato dietro. Ossia, chissà dove. Wow. Non c'è qualcun altro a colpire, vero? Li togliamo relativamente tanto. Relativamente. Guardate che con... Che con... Che con... Gli sono passato sotto l'ascella. Per fortuna che sono più basso di loro. E poi... Wow. Sono sgusciato fuori come un mollusco di... Complimenti per la precisione. C'era il mio nome scritto lì. Se volete vado a controllare. Questo è qualcosa di estremamente importante per tutto. Cenere abitante terre orientali. Non so perché approssimano tutto coi punti, ma dà parecchio fastidio. Punto perfetto. Analizziamole. No, ho sbagliato. Cenere abitante, quello che è. Cenere oscura di un mercante d'armature di una terra orientale. Permette di lanciare il santuario. Il mercante, capitano di una tribù di cacciatori, era un grande appassionato d'armi. Potrebbe essere collegato un po' al Dark Souls 2, i cavalieri di Alonne, che erano anche loro, provenivano da una terra orientale? Non so. Perché io ricordo che l'arco qua, l'arco da ammazza demoni, è molto molto simile all'arco di Alonne. All'arco grande di Alonne. Perché sì, non è che sia un arco piccolo di Alonne. Mio... Due... Ok, però due colpi ti ammazzano, è un po' esagerato, ammettiamolo. Vorrei tentare qualcosa di molto molto pericoloso all'andata, ossia rushare rushare fino alle anime, ma è qualcosa di... Non fatelo a casa, non fatelo a casa, via, così, madonna, una roba che... Chi? No, aspetta, chi stavo parlando? Uncharted chi? Questa è la vera avventura, guardate che roba, ehi, in faccia! Chi è che mi ha beccato soprattutto? Non so. Che sta succedendo? Una tempesta? Oh cavolo. No. Ah, beccami adesso. Oh cazzo. Beccatemi ora. Sono onnipotente. E cavolo. Ero onnipotente. Ero.
Ma perché adesso mi toglie meno danno? Perché? No, ti prego. Non finire. Ah, per fortuna che c'erano le scale. Avevo visto il vuoto su dietro. No, dai, veramente. Sono uno. Quante ne ho do? Una, due, tre, un'altra. Dai, un'altra facciamo una freccia bonus, guarda. Però bello il mantello dietro che svolazza come. Ha due colpi e gli. Due colpi di spadone. Vorrei sottolineare. E li stordisci. Però due colpi di spadone, che cazzo, è come se io ti sparassi un bazooka ogni volta. Ora questo, non vedevo niente. Op! Me lo porto qui. Se no, fa uno scatto verso l'alto. E un'altra, dai, ti prego. Dai. Crepa, crepa. Occola, occola. Frammenti di titanite che fa schifo a tutti. Perché lo mettete? Che forse non ci nota. Piano, piano, che forse non ci nota. Non ci nota. No, dovevi fare il backstab efficiente. Vabbè, mi accontento. E non me l'aspettavo. E il quarto, dai, vai col quarto, vai col quarto. Uno. Due. Dai. Vado, potente. Oh, vedi che funziona ogni tanto l'attacco potente. Però veramente eravamo un punta spilli. Eravamo un punta spilli. Ho tirato uno sputazzo per terra. Adesso devo pulirlo, cavolo. Quando ho detto punta spilli, ho tirato puh. In confronto all'oceano Atlantico, un bicchiere d'acqua vuoto. Dove sono andato? Oh. E belle le frecce che si conficcano nel nulla. È una bruttissima sensazione una volta. Non sto qua a spiegare. No, non venire a prendermi. Ok, ci sono altri ponti o ho finito qui? Qua mi sembra vuoto. Però, chi c'è lì? Camperone! Se mi prendeva lo stesso. Oh, campera, eh! Non determinato. Vorrei capire che spade hanno. Non so se ce le possono droppare le loro spade. Questa non. Questo non lo regge, eh. Questo sì che lo regge. Vai, potente. Ecco così. Basta solo calcolare. Vuoto. Penso. Ah, punto stretto. Sì, punto stretto. Sto registrando almeno. Sì. Sì, sto registrando. Là vedo. Mi sta ancora guardando? No. Ok, no. Vediamo un po'. Se cado mi notano. Sono sordi. No, dai. Non è possibile che non mi abbiano sentito. Sento uno sbalavo. Tac. Ah, non gli faccio così tanti danni? Vabbè, sembra meglio di niente. E via così. Un backstab, un attacco potente. Non potente, potentissimo perché era caricato. No, lancia. No, non mi hai fatto danno, mi hai distrutto. Cavolo. Oh, ma. No, non. Ha fatto malissimo quel colpo di lancia. Backstab. Cos'è che avevo fatto? Ah, deficiente. Pensavo di avere lo scudo su. Invece no, ho fatto l'abilità. Vabbè, sempre meglio perché così almeno non mi ha stabbato però. Però, cavolo, io volevo il parry. Non sono abituato a stare con lo spadone singolo. Non c'è qualcosa di utile. Fermento grande di titanite che potremmo usare per potenziare niente. Infatti, qua c'è la torre di prima, se non sbaglio, e un'altra scala, scali, no, scalissi, scala normale, quella di prima era una scalissima. E intanto, ciao, non mi hanno neanche guardato, è fortuna, 3 Estus, cavolo, 3 Estus, quant'è il massimo? Cioè quello che avevo prima di morire di una terribile morte. Sentite un po' di casino. Mi sa che mi stanno sparando un palo di fuoco da sotto. Lì c'è qualcosa di importante? O no? Mi sa di sì. Mi sa tanto di sì. Sì, c'è qualcosa di importante. Uno, due. Ce l'ho fatta. Andiamo a vedere. Qua non c'è nulla. Nulla di nulla. È stato un flop. Però qua sotto sì che c'è qualcosa. Tipo.
Allora, io spero solo una cosa, che non devo tornare al falò. Ok. Qui c'è qualcosa di bello, ti prego. Arco potente da ammazzare a Ginevra, vale la pena. Dove finisco se vado qua sotto? Ah, da capo. Vabbè, ok, non so. Ci rivediamo lì. Sembra davvero tanto lontano da qui il punto in cui ero prima. Ci ho messo solo qualche secondo. Volo. Questa qua non è percorribile, per fortuna, perché non so voglia di provare i salti da qui. Ah, qua mi ricorda qualcosa di vecchio, ossia visioni di falò, ma è il momento di... Ma, visioni di falò? Ma è il momento di tristezza, vediamo un po'. Via segreta. È illusione. Perché? Ah, perché c'è la statua di... Sì, sapete benissimo chi è. Non avete bisogno di una lezione di storia. Forse è per questo che è un'illusione? Perché mi dicono che in Dark Souls non è mai, o almeno nei primi, non è mai stata rappresentata una divinità. Armatura di ottone. Non è mai stata rappresentata una divinità con una statua. Quindi mi sa che è per questo che è un'illusione? Ma magari sto fantasticando, non lo so. Qui dove c'era Gwyndolin. Succederà anche a te, ossia. C'è qualcosa adesso. Mi sembra sia delle monete d'oro. Qualcosa di simile. Non c'è nulla. E qua invece c'è tutto. Anello più avanti, grazie. Non è un mimic, per fortuna, perché non l'ho neanche controllato. Anello dell'inversione. Guardiamo subito. Dov'è? Anello dell'inversione. Un anello divino donato in gioventù a Gwendolyn la luna oscura. A Gwendolyn la luna oscura. Permette di compiere azioni riservate normalmente ai membri dell'altro sesso. A. Gwendolyn fu cresciuto come una figlia grazie all'aura lunare. Si dice che si comportasse come una dea imbronciata e permalosa. Noi li chiamiamo Vrosi. Ma non sono qui per queste cose. La moto di un cavaliere è noto un tempo come la luna oscura. Si dice che qualcosa di osceno si nasconda dentro questa corazza d'ottone. Il profilo di questa armatura è quasi femminile. Beh, in effetti dicono che la guardiana. Quindi devo smettere di dire quindi. Voglio provarla. È bella questa armatura. Finalmente un'armatura decente. Però siamo in Fetrol di quanto? 71%. Che schifo la vita. Ripristina PV, potenzia gli attacchi per tutta la loro durata. Mi sa che tutti e due non servono a niente perché con gli spadoni non fai mai attacchi consecutivi. Che vado a fare? Qualcosa di utile? Dov'è? Cos'è che stavo cercando? Oh cavolo, cos'è che stavo... Ah, quello di Havel, giusto? E cosa potrei mettere? Cosa potrei mettere? Anello della Mazza Cavalieri oppure riduci danni fisici? No. Questo. Sì. No, appena qua ci sciottano e basta, quindi. Dove vuoi andare? Ci sciottano prima, ci sciottano anche dopo. Non è che cambia. Maggiore invincibilità, io direi. Aumenta la destrezza, rende invisibili. No. Questo qua. Bello. A me piace così. Posso confermare, abbiamo solo due Estus. Due Estus. Poveri, poveri, poveri. Poveri. Brace. Oh, grazie, finalmente mi segue un abbraccio, però. Sì, veramente è un profilo veramente femminile. O solo perché ho visto qualche animale. Ma quel tizio lì com'è che è morto? Sì, in effetti ha un profilo abbastanza femminile l'armatura, eh? Sì. Beh, fa uno strano effetto indossarla come uomo, però. Davvero, fa uno strano effetto. Andiamo qua. Mi sa che l'armatura non è zuppa di sangue, ma lo scudo sì, lo scudo sì. Vedete che è rossiccio. Mi sa che dato che ho cambiato armatura, funzioni così. Spingi leva. Pesa. A quanto vedo. Ora io aspetterò qui. Oh, belli frame, belli. Non dà fastidio. Belli. Oh, dove si va qua? Ah, ho sbagliato. Ah, coglione io. Vabbè, un'idea. Adesso io faccio così. Faccio così. Adesso devo spiegarmi una cosa. Siamo arrivati qui.
Esattamente, Anor Londo. Dopo tutto questo tempo siamo tornati. Non siamo mai arrivati, sinceramente, eh. Ma ad Anor Londo ci siamo arrivati e basta. Mettiamoci in braccio. Tre bracci, quando è che lo trovate? Potevo farlo subito. Che okay, ci abbracciamo. E adesso, prima di finire l'episodio, voglio farvi vedere una cosa che non so se lo sapete tutti. Mark Insegno non si smuove, grazie, dalla parte sbagliata. Qua funziona. Spero. Beh, potevi anche tirarlo dall'altra parte. Non è che c'è tutta sta fatica. Penso. A meno che non potevano semplicemente dire: premi un bottone e vai. Qua si. Eccola qui la direzione giusta. Qua sembra che vada nel vuoto, vero? Ops. Sto camminando nel vuoto. Come non detto. No, sto camminando nel vuoto. Ossia, c'è qualcosa di qua. Tac. Falò. C'è anche qualcosa di importante. E qualcuno. Un secondo. Devo fare delle precauzioni. Name thyself, stranger. I am Yorshka, captain of the Dark Moon Knights. What beckoned thee to such a place? Thou thinkst too? Very well. Captain to this knightless company I remain. I will grant thee purpose. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall be under the aegis and the power of the Dark Moon, thou art now a blade of the Dark Moon. The only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Avete capito? Siamo di Cavaliere della Luna Oscura adesso. Comunque, come avete notato, qui c'è una coda di drago. Una coda di drago. Che può significare una cosa sola. O altre due cose. Aspetta, padre. No, aspetta un secondo. Aspetta, Priscilla era figlia di Sith e Guinevere. Figlia legittima di Sith e Guinevere. Come avete potuto. Sì, se non lo sapete già. Adesso lo sapete. Ma. Aspetta che cado sul travone qua. Ma lei ha detto padre Guine e sorella Guinevere. Quindi è sua sorella? Sì, spada di Guine dei dipinti fa schifo. Quindi è sua sorella Guinevere. Quindi ciò vuol dire che. Cavolo, mi dà dei dubbi questa roba qua. No, perché. Gwyn aveva una moglie, per caso? Cappuccio dei guardiani dei dipinti, ok. Gwyn aveva. Non sono sicuro, ma Gwyn aveva una moglie? Perché se in caso magari era figlia illegittima di moglie della moglie di Gwyn e Sith. Sì, Sith. Sarebbe sì. Dico Sith, ma sarebbe Sith. Però lo confondete col lupo e quindi. E fuori un casino che non si capisce più niente. Oppure di Gwyn con un drago. Ma ho serissimi dubbi perché Gwyn odiava i draghi come i derby tra Milan e Inter, quindi avete capito. Ok, avete visto? Ho visto l'armatura dei guardiani dipinti, non l'ho ancora glorificata perché lo farò proprio adesso. Ho sbagliato. Eccola qua, eccola qua. Parte della tenuta dei guardiani dei dipinti, il cui aspetto è descritto nelle leggende eretiche. Questa gonna liscia e bianca resiste alla magia, si può vedere. Il cantastore Gobbo narra delle anime sperse che, bandite da queste terre, finirono per trovare rifugio in un freddo mondo dipinto. Che mi sembra che sia. Non il dipinto di Ariandel, il mondo dipinto di. Ariamis, probabile. Di Ariamis. Non sono sicuro. Quello dell'uno. Ok, dopo questa pe. Non so, probabilmente la indosserò quella dei guardiani dei dipinti. Aspettatevela. Ma devo vedere come mi sta. Non adesso, non adesso. Finisco quell'episodio. Mi sa che è tipo la quarta volta che ci troviamo in questo falò maledetto. Io prima o poi scapperò da. Prima o poi scapperò da Irithyll. Per non vederti più. Mi sono un po' stancato di tornare qui, eh.
Mi sono un po' stancato. Ok, come avete visto è stato un episodio abbastanza difficoltoso perché tra lupi coccodrilli, cavalieri d'argento e quelli di Drang che se la tirano un po' con martelli doppi e lance doppie, è stato veramente abbastanza difficile. Quindi... E se eravate in braccio era ancora peggio perché vi arrivavano gli invasori. Quindi ho minimizzato i danni. Comunque, spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire la serie perché il prossimo episodio, il prossimo episodio c'è qualcosa di spettacolare. Ciao a tutti!